Ciao draghi, io sono Eterno e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Vi sono mancati i vlog, eh? A me mancavano un po', quindi sì, ho deciso di registrare questo piccolo vlog introduttivo alla nuova stagione di vlog che dovrebbe arrivare non so bene quando, ma arriverà, col suo tempo arriverà. E se vedete la telecamera che mette a fuoco in continuazione è perché in questo momento l'ho voluta lasciare libera così che io possa muovermi attraverso la stanza e mostrarvi porzioni che normalmente non potreste vedere, esattamente come farebbe un meteorologo alla Rai, no? Però sì, di negativo c'è il fatto che la telecamera continuerà a mettere a fuoco e quindi la mia faccia sarà continuamente un non fateci caso, risolverò a breve, giuro. Ad ogni modo, come state? Come va? Avete passato una bella estate? Avete passato un buon rientro a scuola / università / lavoro, qualunque cosa voi facciate nella vita? Io no, ed è anche per questo motivo che per un po' di tempo i vlog non sono usciti. Questo e anche il fatto che occorre del tempo per pensare cose di cui parlare in maniera sensata, anche se effettivamente un vlog in questa maniera spensierata potrei farlo tranquillamente quando mi pare piace, ma non ero molto dell'umore per fare cose di questo tipo, ecco. E cosa sarà mai cambiato? Come mai adesso mi sto decidendo a fare questo tipo di vlog? Sono un po' più spensierato in questo momento e quindi la mia mente riesce a pensare di parlare in maniera franca e onesta davanti a questa simpaticissima macchina fotografica e quindi a tutti voi. Dall'altra ho casa libera, quindi posso sbraitare essenzialmente a voce altissima senza che nessuno entri dalla porta a dirmi che cavolo stai facendo. Fare un vlog in questa casa è diventato quasi come attendere la congiunzione astrale dei pianeti. Devi attendere, cioè, che si allineino in un certo modo uno accanto all'altro, ed è un fenomeno che accade non so quante centinaia, una volta ogni centinaia di anni, non ne ho idea, lo cerco e ve lo metto qui a schermo. E solo quando si verificano tutte le determinate condizioni è possibile, appunto, fare un video. E io non vi sto dando tutte queste simpaticissime scuse per non dirvi che in realtà sono molto pigro e prendo tutte le cose che faccio sotto gamba, ma no, è sicuramente colpa degli altri che mi danno fastidio quando entrano dalla porta. Facciamo un piccolo aggiornamento del canale, vi va? Beh, anche se non vi va lo farò comunque, quindi facciamo finta che vi vada tutti quanti, ok? Tutto ciò che avete visto sul canale YouTube da quando sono rientrato in questa triste esistenza qual è la mia città natale, Messina, non sono stati altro che dei piccoli riassunti degli stream highlight, appunto, highlight, quella roba lì praticamente, lo sapete meglio di me, che non sono stati altro appunto che dei riassunti delle live che faccio sul canale di Twitch, www.twitch.tv/Eterion90. Il follow è sempre cosa molto gradita, sempre se vi va ovviamente. Per carità, facevo dei riassunti delle live anche prima, no? Però in precedenza registravo anche off screen cose carine, cose particolari e ve le portavo su YouTube a una qualità maggiore. Perché ho smesso di fare questo? Perché YouTube non è il mio lavoro, ok? Il mio lavoro tecnicamente è fare il fotografo. E perché sto usando i virgolettati? Perché il mio lavoro come fotografo non va avanti molto bene, per cui non riesco essenzialmente a viverci di questo e non posso perdere 5 ore della mia vita a fare un video su YouTube, perché che voi ci crediate o no, registrare, editare, sistemare come si deve un video e poi renderizzare un vlog mi impegnava all'incirca 5-6 ore di tempo, mentre invece fare dei tagli su un video poi scaricato da Twitch è molto più facile, la qualità è molto inferiore, per cui è proprio più veloce il procedimento. E avendo io notato poi che le visual non si sono ridotte, anzi sono praticamente le stesse di prima, io preferisco fare così. E so che magari qualcuno di voi, anche se non ha scritto niente, magari si è seccato di questa cosa, perché i primi video erano un po' più elaborati, un po' più particolari, però a me fa comodo fare in questo modo perché ho più tempo da dedicare a me stesso e più tempo da dedicare
a quello che dovrebbe essere il mio vero lavoro. Probabilmente alcuni di voi non ci hanno mai voluto realmente pensare o non ci pensano tuttora, ma se io impiego 6 ore della mia vita per preparare un video e poi quel video fa 50, 100, 200 visual e YouTube mi dà 5 centesimi, non per male, ma non ne vale la pena. Ed è verissimo che io ho cominciato a fare video su YouTube e continuo a fare video su YouTube non per un guadagno personale, perché mi diverto e basta. Sì, sarebbe bello avere logicamente un ritorno economico per tutti gli sforzi che sto facendo su YouTube, però io non vivo così, ok? Io non posso continuare a vivere in queste quattro mura con i miei genitori alla mia età. No, non riesco ad accettarlo, francamente. Me ne voglio andare da questa casa, da questa città, da questo paese maledetto, e quindi non posso continuare a fare quello che mi piace, quello che vorrei fare. Devo fare anche cose che non mi piacciono pur di guadagnare qualcosa, pur di andarmene da qui. Tra l'altro, mi sono fermato un attimo dalla registrazione, è arrivato un'email sul mio telefono di YouTube. Ethereum, stai sfruttando al meglio la scheda community? E poi mi fa degli esempi. Vuoi sapere cosa puoi fare con la scheda community? E ci sono vari creator, tra cui Lele Pons, Marshmallow, Kevin Durand, persone insomma con 10 iscritti, con 1000-2000 iscritti, anche loro, poveri cuccioli, che mi vorrebbero spiegare come utilizzare la scheda community. Perché invece, maledetto YouTube di merda, non mi fai un esempio con piccoli YouTuber che hanno 10-20.000 iscritti? Cosa me ne può fregare a me cosa fa uno YouTuber con 500, 1 milione di iscritti di una cosa che, sì, sto usando la scheda della community, in questo momento la potete vedere, c'è un sondaggio, tra l'altro, in questo momento attivo, se mai vorreste andare a dare un'occhiata appunto nella scheda community del canale. Però spiegami che senso ha farmi dare dei consigli a gente che, anche se non volesse, le visual le fa comunque, anche se sputa per terra le sue buone 300-400 mila visual le fa. Cosa ci fa un canale più piccolo che non ha iscritti, che non ha gente che gli scrive? Cosa ci fa con questa scheda? Ve lo dico io cosa ci fa con questa scheda: assolutamente nulla. Ma YouTube frega cazzi, perché a loro non frega assolutamente nulla di piccoli creator come me o come tanti altri come me. Ok, ho un po' degenerato con questo discorso, non volevo arrivare ad arrabbiarmi in questo modo, però io sono fatto così, io me la prendo tantissimo per queste cose, specie quando YouTube ti dice: ehi, guarda, a fine mese ti dovrebbero arrivare 5 euro, non ricordo quanto fossero, 4,70, una cosa. È bello sapere che dopo tutto il lavoro che fai, dopo tutto lo sbatti che fai per fare un video, ti arrivi qualcosina a fine mese, no? E quindi sei là, wow, non ci faccio nulla con 5 euro, perché se non arrivi a 70 YouTube non te li fa nemmeno prelevare. E poi dopo 4-5 giorni, non so, il sistema analizza robe, vede che magari la pubblicità che le persone hanno visto l'ha vista a metà, oppure l'ha skippata, non lo so, non so bene come funzioni, e da 5 euro, 4,70 quello che era, arriva a 40 centesimi. 40 centesimi. Sai, invece di 5, 3, ok, invece di 5, 2, va bene. No, 40 centesimi. Non sono mai stati miei, non me li hanno mai dati, quindi non me li hanno portati via. Però avete capito il punto del discorso, no? Che tra l'altro, da quando non tratto più Fortnite, il mio canale ha avuto una fuga di persone che nemmeno l'Italia nel dopoguerra verso l'America, no? Che altro dire, che altro dire, che altro dire? Vado in live su Twitch il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Questi sono giorni provvisori. Dalle 4 in poi, dalle 4 del pomeriggio in poi mi trovate in live. Sono orari e giorni provvisori, sto testando vari orari, non andrò in live tutti i giorni come facevo precedentemente, perché appunto devo guadagnare per potermene andare da qui e non posso soltanto passare il resto della mia vita giocando. E perché vi sto dicendo questo? Perché io mi diverto tantissimo a rispondervi in live, a rispondervi in diretta. Vi potrà sembrare una sciocchezza, però la parte più bella
dell'editare poi il video su YouTube e avere il feedback vostro, no? Che sia in visual, o che sia in mi piace, o che sia in wow bel video, iscritto ricambi, no, quello no. Però su Twitch è bello vedere quelle 4, 5, 10 persone quando capita che ti guardano e che ti commentano in diretta la live, e tu sei lì che gli parli in diretta, gli rispondi subito. È bellissimo, è un feedback immediato che mi fa impazzire. Ragazzi, io non so da quanto tempo stia registrando, perché la mia reflex non è fatta per registrare video, è fatta per fare fotografie, e quindi non mi dice nulla. Forse dovevo impostare qualcosa io, non lo so. Questo vlog eterno termina qui. Vi ringrazio per aver guardato, per chi di voi è rimasto fino alla fine a sentire questo full, ragazza, full. Questo sciocco a parlare. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se non lo aveste già fatto. E che altro? Io sono Eterion e spero di vedervi in un prossimo video. Ciao draghi! E poi io per registrare non dovrei mettermi gli occhiali, perché con l'ombrello dietro mi fa questo maledetto riflesso, ma io senza occhiali non vedo nulla e non sono da guardare, cioè ho delle occhiaie mostruose, non è possibile, forse è meglio lasciarvi l'ombrello, vi guardate l'ombrello mentre guardate me.